La stagione si chiude credo con, anzi senza credo, con un risultato importante, con un girone di ritorno che ci ha regalato dal punto di vista sportivo sicuramente delle soddisfazioni, un punteggio che ci ha permesso di arrivare con 2-3 giornate d'anticipo a quello che era l'obiettivo stagionale. Peccato perché probabilmente senza qualche vicissitudine non sportiva, visto anche insomma qual è la quota playoff di oggi, probabilmente insomma avremmo potuto vivere la soddisfazione almeno di una o due gare dei playoff, e quindi questo resta un po' forse l'unico rammarico dal punto di vista sportivo. Dal punto di vista invece di quanto fatto, credo che sia importante prenderci, perché a questo punto dico così, i meriti non io, tutti, e non sto qui a fare l'elenco, i nomi, direttori, Massimo che non venite da un po' di tempo, quindi voglio, è inutile fare tutti i nomi. Il gruppo che è venuto qui, che ha sostenuto questo progetto, che crede in questo progetto e cerca e cercherà di portarlo avanti con tutte le difficoltà che voi conoscete, perché sapete insomma che il gruppo è stato comunque investito da vicende esterne al calcio che oggi lo mettono nella condizione di poter lavorare ma non di poter disporre al 100%, diciamo, dal punto di vista decisionale di quello che accade. Questo però non ha impedito il raggiungimento dell'obiettivo sportivo e soprattutto non ha impedito che tutti regolarmente ricevessero quello che dovevano ricevere. In qualche modo e attraverso anche la disponibilità degli organi del Tribunale siamo riusciti sempre a tenere fede a quelli che erano gli impegni e a non mettere mai il Teramo squadra e città in nessuna difficoltà. I miei ringraziamenti, c'è da ringraziare tantissime cose, però permettetemi un passaggio prima di qualunque altra cosa, che è la curva, perché io, come ho detto il primo giorno che sono arrivato a Teramo, sto qui e faccio quello che faccio perché anche oggi, nel momento in cui è entrata la squadra in campo, ho e vivo le stesse sensazioni che vivevo 15 anni fa quando ho cominciato a fare il presidente, anche se in questo momento non sono il presidente del Teramo. E quindi fino a che provo queste sensazioni, fino a che provo questi brividi, no? Dicevo con alcuni amici, è come essere dipendenti, quindi questo è quello che, fino a che sarà così, combatterò per continuare a fare quello che faccio. E la curva S rappresenta qualcosa di straordinario, credo che siete tutti d'accordo con me. L'abbiamo vista dovunque, credo che fossero oltre 100 addirittura ad Olbia. Quindi va veramente un ringraziamento a questi ragazzi. Poi va un ringraziamento a tutta la città, dal primo cittadino, dal sindaco all'ultimo delle persone che si attivano per questo progetto. E soprattutto li ringrazio perché io, con tutto quello che è accaduto al nostro gruppo, non ho ricevuto una parola contro di me, contro la mia famiglia e contro il mio gruppo. Quindi questo significa anche grande senso di civiltà di questa città. E ve lo dico avendo mio figlio in chat con i tifosi, quindi era semplicissimo ricevere qualcosa di non positivo, no? Voglio dire, o non gratificante. Questo non è mai successo, anzi, sempre, durante, oggi. Ogni volta che sono arrivato a Teramo ho comunque soltanto ricevuto pacca sulle spalle e Presidente, mi raccomando, restate con noi, non ci lasciate. Quindi io continuo a dire Presidente perché mi chiamano tutti così a prescindere, quindi non è una questione legata al Teramo Calcio, quindi è abitudine. E quindi questi ringraziamenti poi è chiaro che vanno estesi a chi l'ha raggiunto l'obiettivo, no? Perché l'obiettivo poi lo raggiungono quelli che vanno in campo, che sono i calciatori, e tutte quelle decine e decine di persone che stanno incontro
stanno insieme ai calciatori e li mettono nella condizione, dal loro allenatore ai preparatori fino a magazziniere o chiunque, ripeto, tutti i direttori, non faccio nomi per non dimenticare nessuno, che hanno comunque compiuto secondo me un mezzo miracolo, perché la situazione di classifica quando noi siamo arrivati non era semplicissima. E un plauso va ai direttori, perché quando noi abbiamo fatto mercato pensavamo di arrivare al mercato in un modo diverso, invece abbiamo dovuto fare mercato senza soldi. E quindi i direttori sono riusciti, con delle manovre di mercato intelligenti, da persone competenti e capaci, e in quella fase è stato sicuramente fondamentale l'apporto di Massimo Chierchia, che era qui tutti i giorni, sono riusciti a costruire una squadra più completa, che ha potuto e ha dovuto purtroppo evitare il ricorso al minutaggio. E quindi attraverso questo percorso oggi ci troviamo qui e possiamo sicuramente essere appunto soddisfatti e felici di quello che è il nostro percorso. Quindi questo è il tema più importante e è quello che io, il motivo per cui sono qui è soprattutto questo, cioè ringraziare la città, ringraziare la squadra, ringraziare il mister che ho visto appena entrare, e che rappresenta la squadra tutta, ma ripeto, dalla curva che ho già citato alla città, perché sinceramente quando accadono cose come quelle che sono successe a me, a Luigi Goni che è lì dietro, a Massimo che abbiamo perso di vista nelle ultime settimane, è facile salire sul carro degli insulti, è facile salire sul carro del ma cosa state facendo. Questa città non l'ha fatto e quindi io non potrò mai smettere di ringraziarla. Mi fermo qui e aspetto, se volete, le vostre domande. Presidente, io credo che la mia sia la domanda di tanti. Lei se la sente di poter garantire continuità al Teramo? Assolutamente sì. Grazie. Ecco, Presidente, però questi ultimi giorni c'è stata qualche voce di interessamenti o... Ecco, queste di possibili ingressi, se ci vuole fare un po' una panoramica, poi voi avete anche smentito che ci fossero state anche delle trattative, come stanno le cose? Cioè, allora, io... Il futuro viene garantito? Allora, il futuro oggi viene garantito perché, è brutto da dire, ma di fatto l'attività industriale delle aziende esiste e persiste, se no... futuro sarebbe già, il problema ci sarebbe già stato il 16 febbraio, quando è la scadenza federale, 16 febbraio, ce l'avremmo avuto lì, quindi lì c'è stata la dimostrazione che c'è una continuità aziendale, quindi questa continuità aziendale è sicuramente la garanzia del Teramo. Ritengo, io non ero nel colloquio, che queste cose siano state confermate anche dagli amministratori e al sindaco nei giorni scorsi. Le trattative... io ho voluto e ho chiesto all'amministratore di smentire le trattative, perché le trattative riportate non corrispondono alla realtà. Con questo non voglio dire che non esiste un rapporto con il gruppo di Giuseppe Spinelli, ma da avere un rapporto, avere un'interlocuzione, parlare addirittura di contratti, accordi o non so cos'altro, percentuali, siamo lontani anni luce. Abbiamo il contratto, il gruppo di Giuseppe Spinelli, d'accordo con l'amministratore, è normale che io venga contattato e poi tutto viene comunque riportato nell'ambito di quelle che sono le condizioni attuali, e ci sono delle trattative avviate, ma non ci sono solo con il gruppo di Giuseppe Spinelli, ci sono una serie di imprenditori che comunque tengono alla causa di questa città e di questa squadra e ci hanno dato disponibilità. Avendo fortunatamente garantita la continuità industriale, quindi non è che le aziende si siano fermate o ci sono stati chiaramente dei mesi più complessi, ma in questo momento le aziende hanno ripreso il loro percorso e quindi nelle prossime settimane, purtroppo liberi da impegni di campo perché preferivamo averli,
e ci concentreremo a capire rispetto ai flussi di cassa che dovranno garantire l'iscrizione al prossimo campionato e soprattutto una stagione la meno, no, complessa possibile dal punto di vista di classifica, daremo evidenza di quelli che sono i vari partner che oggi, che siano sponsor, che siano partecipazioni societarie, vogliono comunque continuare a sostenere la causa del Teramo Calcio. Quindi per l'iscrizione nessun problema, ma io non so da cosa viene, no, ripeto, l'idea che ci possa essere un problema per l'iscrizione. Ripeto, il 17 giugno vale il 17 febbraio, cioè non è che si spostano gli equilibri. A quella data capiremo chi e come, perché dovrà fare un'operazione ponte, perché sarà un nuovo imprenditore, perché sarà un gruppo di persone che avranno deciso di fare questa cosa. Questo lo valuteremo, ma da domani dovremo anche cominciare a parlare di sport, perché non c'è solo l'iscrizione, c'è da capire la struttura tecnica della squadra. Io non sono entrato molto nel dettaglio, ma insomma che abbiamo un gruppo di calciatori tra prestiti, contratti a scadenza, quindi insomma i direttori da domani cominceranno a fare la loro attività e valuteremo nel meglio quelle che possono essere le decisioni da intraprendere. Queste trattative che lei dice, queste trattative porteranno a ingresso di nuovi soci sempre con il gruppo Ciaccia o allora le trattative oggi dal punto di vista sportivo chiaramente vedono un mio coinvolgimento diretto nel progetto. Chiunque sia il socio del futuro, chiaramente non è qualcosa che arriva a Teramo senza, almeno per quelle che oggi sono le mie, poi se ci sono, come abbiamo già detto, in futuro, io vorrei che si smettesse di parlare sui giornali, questo lo dico a se ci sono sul territorio gruppi, imprenditori, sponsor che hanno davvero a cuore il bene del Teramo, lo facessero sapere a me o lo fanno sapere direttamente al dottor Cavallari, che è l'amministratore della società. È semplice oggi dimostrare di voler bene al Teramo, non serve andare a dire sul giornale io voglio fare questo, io voglio fare quest'altro, serve invece impegnarsi, perché come sapete una squadra di calcio nel professionismo non costa pochi soldi e quindi per portare avanti un progetto del genere servono delle attività industriali strutturate che lo possano garantire. Ecco Presidente, quindi questo progetto in cui credete e intendete portare avanti, ora le voglio chiedere se vi aspettate anche una risposta dall'imprenditoria territoriale. Quindi... Io me lo auguro, cioè, voglio dire, non è che purtroppo io non ho ricevuto né io e né le persone che senza elencarle stanno vicino a me hanno ricevuto qualcosa di concreto. Il dottor Tancredi, che è comunque persona del territorio, per quello che so al momento non ha ricevuto nulla di scritto, e quindi ma io magari, voglio dire, oggi l'unica persona che non è proprio del territorio è il mio amico presidente del Pinedo Calcio, che mi ha chiamato e mi ha garantito la sponsorizzazione anche per il prossimo anno, ma è un mio amico, non serviva di essere a Teramo per avere questo, insomma. In quest'ottica lei punterebbe più a che le cose restino strutturalmente a livello societario come stanno con l'ingresso di sponsorizzazioni, o al contrario gradirebbe un ulteriore nuovo partner societario? No, preferirei che ci fosse un partner societario, perché ritengo che per un progetto ambizioso come quello che vorremmo portare avanti, fino a che noi non avremo capito e non saremo completamente liberi, avere un partner che invece è meno vincolato nella quotidianità ci può aiutare nel fare tante cose, nel prendere decisioni certe volte più velocemente, che magari in questo momento noi non riusciamo a garantire. E poi non vi nego che il gruppo Spinelli da questo punto di vista rappresenta comunque un altro appassionato di calcio in modo clamoroso, e quindi l'avete sentito, voglio dire, no? Quindi è una persona e lui crede molto in quello che noi gli abbiamo proposto. Quindi poi un po' più teramano ieri dopo questa prima esperienza al vertice della società.
Ma io, se ricordate la mia prima intervista quando ci siamo incontrati la prima volta, no? Io da quel giorno mi sento un po' più teramano, nel senso che non mi sarei mai aspettato quello che ho vissuto a Teramo. Purtroppo poi sono successe anche altre vicende che mi hanno impedito, no, di godere fino a pieno e fino in fondo di questo. Però ve l'ho detto, io non posso che ringraziarla questa città, perché c'erano tutte le condizioni per ricevere comunque magari commenti poco, no, carini, e invece io sono arrivato oggi per l'ultima volta per questa stagione allo stadio e non c'è una persona che non mi ha fermato per dirmi press mi raccomando, press mi raccomando. Quindi questo fa bene a chi comunque è drogato, tra virgolette, di questo sport. Grazie. Danno, poi Paolo. Senta, Presidente, le voglio chiedere se questi colloqui col gruppo Spinelli, che lei dice è un appassionato in calcio, quindi ha riscontrato questa passione da parte del signor Spinelli, la fanno rendere ottimista di una trattativa che possa andare a buon fine col gruppo Spinelli? Assolutamente sì, ci sono tutti i presupposti, perché ci sono tutti i presupposti imprenditoriali, personali e di struttura industriale perché possano andare a buon fine. Ci sono anche delle, diciamo, sinergie imprenditoriali, perché loro si occupano di infrastrutture, quindi diciamo non siamo nello stesso settore ma non concorrenti diretti, e quindi questo ci potrebbe aiutare a costruire sinergie che vanno anche nello sport. Ha parlato anche di lavoro tecnico, di lavoro sportivo, questo lavoro che dovete fare rientra Federico Guidi, cioè si ripartirà da Federico Guidi, proverete a farlo rimanere a Teramo per l'anno prossimo? Allora, io col mister ho parlato ormai, insomma, eravamo ancora nell'anno precedente, quindi insomma avevamo già all'epoca definito che c'era la volontà di proseguire e di andare avanti col progetto. Non l'ho più fatto, quindi tornerò a parlare con l'allenatore nei prossimi giorni, ma io non ho nulla da rimproverare all'allenatore, è un allenatore che stimo, mi piace come gioca la squadra, e quindi se ci saranno i presupposti sarò felice che il mister continui questa avventura. Io volevo sapere se vi siete dati una deadline, se c'è un cronoprogramma, cioè una tempistica di queste trattative. Beh, non sono cose che nelle prossime due settimane le cose devono prendere un verso, perché poi 17 giugno arriva, per fortuna insomma oggi siamo fuori dagli impegni sportivi, però insomma diciamo che per metà maggio noi vorremmo concretizzare una proposta, perché poi comunque la dobbiamo scrivere, la dobbiamo sottoporre, deve tornare indietro, quindi insomma non essendo completamente liberi nell'andare a fare determinate cose dobbiamo anche considerare qualche giorno per ricevere una risposta definitiva. Abbiamo già fissato tra martedì e mercoledì un incontro con il gruppo Spinelli per capire come affondare un po', insomma, il tavolo della trattativa e come posizionarsi.